Allora, buongiorno a tutti. Oggi presentiamo la giunta che guiderà la città durante la mia consiliatura. È un momento molto importante. La città ha bisogno di una guida ferma e operativa. La situazione è molto complicata, sappiamo bene che ci sono tante emergenze quotidiane e quindi abbiamo la necessità di dare delle risposte concrete ai cittadini che ci chiedono di avere più vivibilità, una città normale, come ho ripetuto varie volte. Purtroppo dobbiamo confrontarci anche con l'emergenza della galleria della seconda galleria che abbiamo trovato chiusa nelle ultime ore per un problema che purtroppo si trascinava da mesi e con un intervento anche dell'autorità giudiziaria, ma insomma sono intervenuto subito e ringrazio Edoardo Cosenza che insomma come senza alcuna veste ancora ha dato un contributo molto importante in queste ultime ore per cercare di risolvere subito questo problema per i nostri cittadini, insieme alle strutture tecniche del Comune, al Comando dei Vigili Urbani, che si sono subito attivati per fare in modo che si potesse dare una risposta a questo problema. Abbiamo tanti altri problemi, ma non voglio parlare di problemi, voglio parlare di futuro oggi. Voglio parlare di una città che riparte, che è ben amministrata, che risponde ai bisogni dei cittadini, ai problemi dei cittadini, che guarda al futuro e che è capace di cogliere a testa alta quelle che saranno le occasioni che verranno nei prossimi giorni e nei prossimi mesi, a partire dal nuovo quadro di sostegno comunitario, dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, dai fondi per la coesione. Quindi una città forte, salda, che mette in campo le sue migliori competenze per poter dare risposte concrete e vere ai propri cittadini. Ho detto dall'inizio che la nostra sarà una sfida collettiva. Io rappresento tutti i napoletani, coloro che mi hanno scelto nell'urna elettorale, ma anche gli altri che ovviamente hanno legittimamente fatto altre scelte. Oggi è finito il tempo della campagna elettorale, della propaganda, adesso dobbiamo lavorare tutti insieme per il bene della nostra città e dei nostri concittadini. Il governo della città sarà un governo che è basato sulla condivisione, sull'apertura a quelle che sono le migliori risorse della città, aperto all'ascolto, al confronto, ma anche fermo e deciso per quelle che sono le scelte necessarie per il bene della nostra città. Con un rapporto istituzionale solido, con tutte le istituzioni, quelle che ci sono più vicine, la Regione, il Governo nazionale, quelle che ci sono un po' più lontane geograficamente, la Commissione europea, che però è vicina a quelli che sono i bisogni e i progetti della nostra città. Abbiamo varato in tempi molto rapidi la giunta. Io ricordo che mi sono insediato lunedì scorso, non abbiamo ancora la proclamazione degli eletti, che mi auguro possa avvenire a breve, in maniera tale anche da convocare il Consiglio Comunale. Ma è necessario muoverci subito proprio perché le urgenze sono tante. Un ringraziamento a tutte le forze politiche, a livello locale e a livello nazionale, che hanno accompagnato il percorso della mia candidatura e della mia avventura elettorale, dell'avventura nostra, della coalizione che io rappresento, per il senso di responsabilità e il senso di collaborazione che hanno mostrato sempre
condividendo un progetto comune, sapendo che oggi è il momento di mettere al centro l'interesse collettivo rispetto al pur legittimo interesse di parte. Oggi è il momento del costruire, il momento dello stare insieme, il momento della scelta della qualità, perché di questo la città ha bisogno, questo è quello che i cittadini ci chiedono e che il Paese si aspetta. Con me ci sono gli assessori e devo dire ringrazio loro per l'impegno. So bene che si tratta di un impegno molto gravoso, un impegno faticoso, un impegno che sottrarrà tempo alle famiglie, ai loro affetti, perché abbiamo davanti una sfida grande, ma io immagino anche quelli che sono i loro sentimenti, che so che coincidono con i miei, quando ho deciso di candidarmi e quando ho avuto il grandissimo privilegio che i napoletani hanno scelto me come sindaco. È un momento in cui tutti mettono da parte l'io, mettono da parte il proprio per mettere davanti il noi e l'interesse collettivo. Presento rapidamente gli assessori che sono qui qui presenti. Allora, abbiamo... Ecco qua. Mancava un foglio, stavo sotto. Allora, alla mia destra, Mia Filippone, che è vice sindaco con delega all'istruzione e alla famiglia. Mia, insomma, sapete benissimo chi è, però la presento perché il protocollo lo prevede, docente di italiano, latino e greco, che è stata dirigente scolastica di molte scuole napoletane, tra cui anche il liceo Genovesi e il liceo San Nazaro. Al bilancio per Paolo Baretta, devo dire, esco un po' dal protocollo per un ringraziamento particolare a Pierpaolo. Il fatto che abbia accettato questa sfida, che abbia voluto affiancarci in uno dei ruoli più complicati che ne abbiamo davanti, perché sappiamo che il tema del bilancio è una delle vere sfide del nostro comune, un uomo della sua esperienza e della sua storia, devo dire è una cosa che gli fa molto onore, quindi sono molto grato anche a nome non solo mio personale, ma credo dei napoletani, che questo è anche un segnale di quanto il problema Napoli, che non è il problema, è l'opportunità Napoli, sia al centro della politica nazionale. Per Paolo Baretta, che ha avuto una storia molto lunga, che è anche docente di storia dell'economia alla Pontificia Università di Roma ed è stato già deputato e sottosegretario dell'economia in vari governi, Letta, Renzi, Gentiloni e anche nel governo di cui sono stato anch'io ministro, quindi abbiamo condiviso un'esperienza di governo insieme e lui e Pierpaolo è a Napoli proprio per lavorare con me e con tutta la giunta per dare finalmente una risposta definitiva a quelli che sono i problemi economici e finanziari della città che si trascinano da anni. Edoardo Cosenza avrà la delega all'infrastruttura e mobilità, oltre che essere docente di tecnica delle costruzioni, è oggi presidente dell'Ordine degli Ingegneri ed è stato già preside della Facoltà di Ingegneria della Federico II. Laura Lieto avrà la delega all'urbanistica. Laura è docente di teoria dell'urbanizzazione alla Federico II, ha tante esperienze internazionali, ha lavorato in grandi università, tra cui la Columbia University, ed è una grande esperta anche di politica della rigenerazione urbana, ha studiato molto le nostre periferie, che è una delle grandi sfide che noi abbiamo davanti, quella della trasformazione urbana, soprattutto delle nostre periferie, guardando anche all'inclusione sociale e allo sviluppo economico di questi territori. Abbiamo Teresa Armato, che avrà la delega al turismo e alle attività produttive, che è già stata senatrice, assessore regionale con varie deleghe, tra cui anche quella del turismo, e anche vicepresidente della provincia di Napoli. Abbiamo Luca Trapanese,
che avrà la delega alle politiche sociali. Luca è stato fondatore di A Ruota Libera Onlus, che si occupa di progetti legati alla disabilità, al tema del sostegno ai ragazzi disabili senza genitori, e ha una casa famiglia per bambini con gravi malformazioni. Si è sempre impegnato sui temi del sociale, guardando soprattutto ai bisogni dell'infanzia e di quelli che sono soprattutto i bambini con grandi difficoltà. Antonio De Jesu, che è già stato vice capo della Polizia e questore di Napoli, Milano, Avellino e Salerno, che avrà la delega alla Polizia Municipale e alla legalità, un'altra delle deleghe molto importanti per nella riorganizzazione anche funzionale e prospettica della nostra città. Paolo Mancuso, che per una indisposizione non è presente, è già procuratore capo e avrà la delega all'ambiente e al mare. Poi Chiara Marciani, che è già stata assessore regionale, un'esperta in programmazione dei fondi europei, che seguirà le politiche giovanili e del lavoro. Abbiamo deciso di accoppiare queste due deleghe proprio perché il tema delle politiche giovanili e il tema delle politiche del lavoro sono due temi che dal mio punto di vista sono strettamente interconnessi. Oggi noi abbiamo un grande problema di disoccupazione giovanile, non solo, ma anche di emigrazione dei nostri cervelli. Noi dobbiamo mettere in campo politiche che consentano di attrarre e stabilizzare il capitale umano che noi abbiamo. Poi abbiamo Vincenzo Santagata, ecco, che è anche lui ordinario di chimica farmaceutica, che è presidente dell'Ordine dei Farmacisti Napoli, che si occuperà di salute verde. Sappiamo bene quanto il tema del verde pubblico è uno dei temi strategici e fondamentali, quello che ci chiedono i nostri concittadini, di un recupero di quelle che non solo il patrimonio arboreo, ma anche il grandissimo patrimonio dei parchi, e questo è strettamente connesso anche ai temi della salute dei nostri cittadini. Poi abbiamo Emanuela Ferrante, che è avvocato, capoarea contenzioso dell'Agenzia delle Entrate, che seguirà i temi dello sport e delle pari opportunità. Per quanto riguarda poi le altre deleghe, io manterrò alcune deleghe, che sono cultura e turismo, cultura, PNRR, finanziamenti europei e coesione territoriale, grandi progetti, personale, organizzazione e decentramento, digitalizzazione e innovazione. Sono una serie di deleghe che sono delle deleghe strategiche, perché rispetto insomma, a quella che sarà la pianificazione dello sviluppo della città e coordinerà, diciamo, lo staff, che è il mio staff, che seguirà l'attuazione di queste deleghe, il professor Sergio Logoratolo, che mi affiancherà nel coordinamento dello staff. Alcune altre considerazioni. Ho detto a tutti che noi abbiamo la necessità di rimettere in moto la macchina comunale. La macchina comunale ha due grandi situazioni di criticità, la situazione di bilancio e la situazione del personale, dove c'è un grande deficit di personale legato al blocco del turnover che c'è stato negli ultimi anni e la mancanza di concorsi. Per questo motivo, io ho chiesto all'IFEL, che è la tecnostruttura del Ministero dell'Economia che segue gli enti locali, di affiancare l'amministrazione per fare una due diligence della situazione del bilancio e della situazione del personale che faremo nelle prossime settimane. Questo ci consentirà di avere un quadro preciso di quelle che sono, di quella che è la situazione, anche per poter operare in maniera molto rapida rispetto a quelle che sono le necessità. Io ricordo che noi non abbiamo ancora il bilancio consolidato approvato, questo determina l'impossibilità da parte mia di poter procedere ad alcuna nomina, compresa le nomine dello staff, a partire dal capo gabinetto. Quindi noi abbiamo
la necessità rapida di poter mettere in campo tutta la nostra capacità di riorganizzazione amministrativa proprio per poter rispondere a tutte le emergenze che abbiamo davanti. Due considerazioni finali. Uno dei temi che noi affronteremo come priorità sarà il tema delle tante periferie della città, dove noi dobbiamo garantire capacità di sviluppo, qualità dei servizi, equità, fare in modo che tutti i cittadini della nostra amata Napoli si sentano uguali, con gli stessi diritti e gli stessi doveri. Quindi ci sarà una grande attenzione alle periferie, ma anche una grande attenzione al decentramento. Per questo motivo, da un lato, nella riorganizzazione amministrativa noi ci sarà una rivisitazione del ruolo delle municipalità che debbono avere una maggiore capacità operativa e garantire quelle che sono le attività diciamo, dei servizi di controllo e gestione dei servizi di prossimità, che debbono essere l'antenna dell'amministrazione sul territorio e il luogo di riferimento dei cittadini. Per questo motivo adotterò la prassi anche di riunire la giunta non solo a Palazzo San Giacomo, ma anche nelle varie municipalità, proprio per dare simbolicamente il segnale, ma non solo simbolicamente, anche praticamente, che noi non stiamo solamente nel palazzo, ma saremo vicini alle persone in tutti i luoghi della città. Durante la mia campagna elettorale ho trascorso molto tempo girando nelle periferie, parlando con le persone, ma anche con le periferie al centro della città e devo dire che per me questa è stata un'esperienza molto importante, quindi voglio anche in questo modo fare in modo che tutta la giunta, tutti i miei colleghi di giunta possano essere presenti e vicini a quelli che sono poi le necessità dei tanti quartieri e delle tante municipalità della città. Un'ultima considerazione sulla città metropolitana. Io, oltre che, ovviamente, come ben sapete, oltre che sindaco della città, sono anche sindaco della città metropolitana, una grande città metropolitana, la terza città metropolitana d'Italia, l'ottava d'Europa. Una grande potenzialità, un grande valore, ma anche un grande impegno, perché analogamente al discorso che noi facciamo in città, dobbiamo fare lo stesso discorso nella città metropolitana. Noi dobbiamo garantire efficienza e servizi a tutti coloro che sono abitanti della nostra città metropolitana. Per far questo, io ritengo che sia necessaria anche una rivisitazione di quello che è il modello organizzativo e i poteri della città metropolitana, che sono al centro di una riflessione da parte del governo nella riforma del TUEL. Ma indipendentemente da questo, da questo processo diciamo, di riforma, a cui ovviamente daremo il nostro contributo, noi dobbiamo rafforzare una visione strategica integrata della nostra area metropolitana. Sappiamo benissimo che tanti dei problemi di Napoli e tante delle opportunità di Napoli sono strettamente collegate a una visione metropolitana. Pensiamo ai trasporti, pensiamo al turismo, pensiamo alle politiche dello sviluppo e alle politiche dell'ambiente. Per questo motivo, e questa è un'azione che partirà nelle prossime settimane, noi diciamo, rafforzeremo gli strumenti di cooperazione con la città metropolitana proprio per fare in modo che gli strumenti strategici siano i più integrati possibili. Negli ultimi anni questo non è stato fatto, io credo che sia indispensabile per dare delle soluzioni e delle risposte concrete a quelli che sono i problemi reali e le opportunità vere della nostra città. Ecco, io vi ringrazio, noi adesso cominceremo a lavorare subito, quindi cercheremo subito di poter di agire su quelli che sono i fronti più necessari, sia le emergenze, pensiamo alla galleria, pensiamo al problema dei vigili in scadenza a cui dobbiamo cercare di dare una risposta nelle prossime ore, su cui già stiamo lavorando,
Noi siamo la giunta, diciamo, è pienamente operativa e quindi faremo di tutto per essere all'altezza di questa grande sfida di cui avvertiamo la responsabilità, ma siamo anche consapevoli che è una sfida decisiva per la città. Noi ce la metteremo tutta e sono confidente che con uno sforzo collettivo riusciremo a riportare Napoli nel posto che merita e nel posto che i napoletani si aspettano. Grazie. Da parte dei colleghi giornalisti o a questa asta Gigi, sì, lì. Roano del Mattino. Allora, buongiorno a tutti, in bocca al lupo alla Giunta e in bocca al lupo al Sindaco. Sindaco, mi rivolgo a te. Nella manovra di bilancio del governo, ancora diciamo in fase di stesura, purtroppo non c'è ancora una dicitura, non dico patto per Napoli, ma una legge speciale per Napoli. E vista la condizione del bilancio del Comune, la buona volontà tua e degli assessori, credo che non basterà. Che mosse formali hai intenzione di fare su questo fronte con il governo insieme alla tua alleanza, insomma alla tua giunta? E la seconda cosa è un classico, è di routine, la prima mossa, la prima delibera, il primo atto della giunta, la prima cosa riguarderà la galleria, i trasporti, la SIA, cosa? Grazie e buon lavoro. Allora, sulla questione del bilancio, la questione che stiamo seguendo, io sono in continuo contatto sia con le forze politiche nazionali che con il governo, stiamo già lavorando da settimane. Io ricordo che la finanziaria si chiude a fine dicembre, quindi diciamo, stiamo lavorando su quelle che sono, diciamo, le soluzioni praticabili e migliori per dare una risposta alla città. Pierpaolo, che ovviamente si insedia subito come ministro del bilancio, lavorerà in maniera più specifica su questi temi in contatto col MEF e quindi su questo stiamo lavorando perché ovviamente questo è un tema molto importante, come ho ripetuto anche insomma, a tutti i livelli istituzionali, ma devo dire c'è attenzione sul problema. Napoli ha la necessità di avere quell'agibilità dal punto di vista finanziario che le consenta non solo di dare risposte ai cittadini, ma anche di cogliere le opportunità del PNRR e della ripartenza, e questo non è un problema di Napoli, questa è un'opportunità per il Paese, quindi questo è un tema sicuramente fondamentale a cui noi daremo una risposta molto concreta. I primi atti che noi faremo sono quelli che già abbiamo cominciato a fare, quindi fare in modo che la galleria si riapra, cercare di risolvere il problema dei nostri vigili perché non possiamo permetterci di perdere più di 150 vigili che in questo momento garantiscono con un grande sforzo per strada la gestione della viabilità. Poi subito dobbiamo intervenire su tutta una serie di opportunità progettuali, di situazioni che sono in corso rispetto alle quali noi già stiamo lavorando sui dossier, quindi saranno le prime delibere che noi faremo nella giunta. Paolo Gozzo del Corriere del Mezzogiorno. Tra qualche tempo, tra non troppo, il governo la nominerà commissario straordinario di Bagnoli. È un grande tema, probabilmente per Napoli è il tema, sono quasi 30 anni di cui si parla di Bagnoli. Hai già un progetto, hai già un'idea chiara, hai parlato col governo, ci sono già in tal senso dei dialoghi, anche perché si tratta di organizzare e riorganizzare una struttura commissariale, se eventualmente c'ha già le idee chiare su chi potrebbe affiancarti come subcommissario. Allora, la norma non è stata ancora definita, è chiaro che la struttura della norma condizionerà anche l'organizzazione che noi ci dobbiamo dare.
perché quindi sto insomma interloquendo, ovviamente adesso accelererò le mie interlocuzioni perché chiaramente ho, insomma, in queste settimane ho già lavorato intensamente su tutta una serie di tematiche, ma adesso dopo che mi sono insediato, diciamo, è molto diverso perché adesso ho il ruolo per poter interloquire. Quindi stiamo parlando col governo per trovare la soluzione, per vedere qual è la soluzione migliore. Ovviamente noi dobbiamo partire da questo presupposto che il rapporto tra Napoli e Bagnoli sono 30 anni che, diciamo, Bagnoli, quando si scende da Coroglio e uno la guarda, è sempre la stessa. Quindi non possiamo aspettarci di poter risolvere il problema di Bagnoli in un momento, ed è molto importante impostare bene quello che è il futuro, considerando che una strada già è stata avviata, alcuni vincoli già ci sono perché esiste una legge che condiziona fortemente, il piano urbanistico è stato già approvato, quindi noi ci inseriamo in un percorso che è già stato delineato, dove ovviamente poi si possono fare anche dei nuovi interventi, quindi il modello organizzativo che adotteremo e le persone che saranno coinvolte sono strettamente connesse poi anche a quelli che sono i poteri che avrò, se resterà il soggetto attuatore che oggi esiste o meno, quindi questo è, insomma, è ancora una questione in divenire. Altore di Galizia. Buongiorno a tutti, buongiorno Sindaco, alla Giunta, buon lavoro a tutti. Sindaco, due domande. Tolgo la mascherina. Due domande per alcune deleghe che ha mantenuto, fondi europei e porto, ne abbiamo parlato spesso anche durante la campagna elettorale, le nostre interviste. Per quanto riguarda i fondi europei, quale sarà proprio l'organizzazione all'interno della macchina comunale? Perché è un'occasione importante, non bisogna magari ripetere gli errori che hanno fatto di recente in Regione Sicilia, dove sono stati bocciati dei progetti. E per quanto riguarda il porto, sicuramente un'infrastruttura importante dal punto di vista commerciale e lavorativo per la città, però ci ricolleghiamo anche al tema dei trasporti in chiave metropolitana per quanto riguarda il turismo, quindi nell'entroterra, Napoli fino alle isole. Grazie. Sì, ovviamente adesso noi stiamo lavorando un po' sull'organizzazione della struttura centrale per quello che riguarda ovviamente la gestione delle deleghe. Chiaro che io ho tenuto per me la delega sul PNRR, sui fondi europei e sui fondi di coesione, perché queste deleghe sono strettamente interconnesse tra loro. C'è una stretta interconnessione sia dal punto di vista strategico che dal punto di vista finanziario tra queste tre deleghe. Noi adesso siamo anche in attesa di avere il modello di gestione del PNRR a livello, diciamo, decentrato, quindi con cui mi sto confrontando col governo centrale. Questo ci consentirà quindi di avere, diciamo, un modello poi di gestione che sia efficiente. Io però voglio fare una premessa, non perché voglio dire sempre la stessa cosa, però noi dobbiamo essere chiari, perché chi mi conosce sa bene che la chiarezza rappresenta una degli aspetti a cui tengo di più. Noi per poter affrontare le problematiche del PNRR e dei fondi europei con il personale che abbiamo non siamo in grado di farlo. Questo è me che lo diciamo dall'inizio. Quindi o abbiamo la possibilità tramite quelle che saranno anche le norme legate al PNRR di avere personale qualificato che sia in grado di gestire i progetti ma anche di sostenere le progettazioni, altrimenti andremo in grande difficoltà. Problema che hanno tutte le amministrazioni locali, noi in particolare per la situazione in cui ci troviamo. Quindi anche il modello organizzativo noi lo calibreremo in funzione delle risorse umane che abbiamo e anche di quelle che possiamo andare ad acquisire, cosa su cui stiamo già lavorando. Io ricordo che il Comune di Napoli ha solamente 19 dirigenti di ruolo, 19, quindi noi oggi, insomma, dobbiamo, con gli altri dirigenti che sono scaduti ovviamente e che hanno avuto una proroga temporanea di pochi mesi, quindi noi oggi abbiamo la necessità di ricostruire anche la macchina amministrativa. La scelta di tenere in capo al sindaco anche la delega del personale e dell'organizzazione è legata strettamente a questo.
c'è la possibilità di, diciamo, di ricostruire la macchina in una visione integrata proprio per dare delle risposte ai problemi che abbiamo. Il tema del porto è un tema che, su cui in realtà intervengono varie questioni, interviene il tema del turismo, interviene il tema delle infrastrutture del porto, delle attività commerciali del porto, ovviamente quindi è una delega, chiamiamola trasversale, io la tengo io come sindaco, ma però in collaborazione con tutti quelli che sono gli assessori che hanno poi le competenze specifiche, proprio per evitare che la questione porto si veda in maniera... insomma si affronti in maniera separata e non in maniera integrata come invece di cui noi abbiamo bisogno oggi. Antonio Di Costanzo di Repubblica, dopo Antonio Musella di Fanpage. Sindaco, innanzitutto buon lavoro a tutti. Poi le volevo chiedere una cosa, sempre sulle deleghe, perché ha scelto di tenere per lei la delega alla cultura? Ok, porto, ok, PNR, ma perché anche la cultura? C'è stato un problema interno di istituzione? Diciamo, io devo dire che se non avessi fatto il sindaco, avessi fatto l'assessore, mi sarebbe piaciuto fare l'assessore alla cultura. Quindi, visto che faccio un lavoro così ingrato, almeno fatemi... diciamo, di cui sono molto onorato, però almeno fatemi fare un po' di cultura, perché così vi posso distrarre, quindi... Antonio Musella di Fanpage sta arrivando. Dove sta? Eccolo. Uè, Antonio. Buongiorno sindaco, due domande, una sulle deleghe. Patrimonio e diritto alla casa, chi ce l'ha, perché non l'ha capito nessuno, e quali sono le priorità rispetto alla situazione amministrativa. Seconda domanda di carattere politico, lei ha parlato all'inizio del suo intervento di grande sinergia con la regione, con le altre istituzioni. Oggi abbiamo la giunta dell'assessore De Jesu, l'abbiamo saputo da De Luca in campagna elettorale, c'è l'assessore Marciani, possiamo parlare anche, sono state fatte i nomi di direttore generale e capo di gabinetto, c'è una certa organicità politica? Grazie. Allora prima sulla questione patrimonio, questa è una questione che valuteremo, perché il tema del patrimonio non è solo diritto alla casa, che è un tema molto importante che mi sta molto a cuore, ma il tema del patrimonio è anche legato alle questioni che sono legate al bilancio, quindi noi adesso insomma in una valutazione che faremo insieme, per il momento questa delega non viene assegnata, poi dopo l'assegneremo nel momento in cui abbiamo costruito bene quello che è il modello poi di governance che dobbiamo fare, quindi questo è un tema. Poi a me una cosa, lo dico anche con, insomma, anche un po' per sdrammatizzare, il fatto che noi dobbiamo, diciamo, io personalmente, però poi ancora di più chi è in giunta con me, sono tutte persone di altissimo livello. Io penso che l'autonomia e l'indipendenza di queste persone sia assolutamente testimoniata dalla loro attività che hanno avuto. Adesso il rapporto con la Regione è un rapporto molto solido dal punto di vista istituzionale, ma non c'è nessuna organicità, perché la nostra giunta è una giunta estremamente qualificata, fatta da persone autonome e indipendenti, e diciamo, il Comune di Napoli credo che con questa giunta dimostri di essere un comune di una grande città così come deve essere. Mi informo TV, una domanda e poi c'è un altro collega da Busto Latino. Lui è stato il mio più, diciamo, fedele, mi ha seguito dappertutto. Quindi. Sindaco, nel patto per Napoli era previsto un salva Napoli per risanare le casse cittadine. A che punto si è arrivati? E ha già sentito il governo in merito a questi fondi? Ci stiamo lavorando da settimane, quindi diciamo poi dopo, quando avremo il risultato, ne discuteremo. Vabbè, grazie. Credo che il collega di Bussola TV e poi c'è la RAI. Salve sindaco, buongiorno, Raffaele Accetta, la Bussola TV. Salve, la mia domanda è una domanda molto breve, riferita anche a ciò che abbiamo visto precedentemente. Il Manfredi che sarà all'interno della giunta comunale sarà un Manfredi più autorevole o più autoritario? Grazie.
Ma io credo che io fino adesso non è che ho fatto poche cose, quindi ne ho fatte parecchie. Allora chi mi conosce sa bene che non mi piace autodefinirmi, quindi io ho sempre condiviso le decisioni, ma ho sempre deciso io. Quindi questo è stato quello che ho sempre fatto nella mia vita e continuerò a farlo da sindaco di Napoli. Grazie. Luigi Carbone del TGR Campania. Buongiorno sindaco e buon lavoro a tutti. Grazie. Tornando al discorso del personale, la situazione di impasse, i pochi dirigenti, si è fatto un'idea di quanta risorsa umana in più ci vorrebbe nei diversi settori per poter partire realmente? Ma noi dobbiamo partire per forza, quindi, perché non è che possiamo aspettare qualcuno per poi partire. È chiaro che noi partiremo con le risorse che abbiamo, dovrebbero arrivare delle risorse fresche tra virgolette dal concorsone regionale, che questo ci dovrebbero dare una boccata d'ossigeno rispetto a determinate situazioni. Io ho la necessità di mantenere i vigili, ad esempio, che oggi sono, che credo domani, sono in scadenza, perché già il corpo è fortemente sottodimensionato e con età media estremamente alta. Abbiamo bisogno di personale tecnico che dovremmo avere proprio per tutte quelle che sono le problematiche legate al PNRR e alle tante questioni che abbiamo davanti. Abbiamo la necessità di definire il nuovo quadro dirigenziale che è estremamente povero. È chiaro, noi abbiamo tanti vincoli perché il Comune è in una situazione di predissesto, quindi questo dà tanti vincoli dal punto di vista della possibilità di reclutare personale. E adesso parte subito un'interlocuzione col governo centrale per verificare subito, oltre a quello che già possiamo fare, quello che a noi serve fare. Quindi noi andremo con proposte molto concrete, sono molto confidente che troveremo la soluzione migliore per poter lavorare per i napoletani. Non è che noi vogliamo prendere le persone perché dobbiamo fare i concorsi, noi abbiamo bisogno delle competenze per poter rispondere ai bisogni della città. Tirando una linea alla fine di questa somma, a che numero si arriva? Ma io ho detto che noi orientativamente abbiamo bisogno di un migliaio di persone per poter rimettere in carreggiata la macchina comunale, che, ripeto, Napoli come grande città metropolitana è quella che ha il minor numero di dipendenti per abitante, credo meno della metà di Milano. Quindi per poter poi tornare al regime avremmo bisogno di numeri ben più alti, però con un migliaio di persone possiamo rimettere un po' in piedi la struttura, e non penso solo all'amministrazione centrale, pensiamo a tutto il grande problema delle municipalità. Abbiamo municipalità dove non abbiamo personale che è in grado neanche di aprire per i servizi dell'anagrafe, questa è una cosa inaccettabile, noi dobbiamo garantire i servizi ai cittadini. Io questo l'ho detto a tutti i livelli, a livello centrale, ai massimi livelli. Oggi non è più il tempo dei numeri, oggi è il tempo di dare delle risposte alle persone. Quindi alla fine non è che perché esiste una regola, una persona anziana non può avere il medico di famiglia, non può fare la carta d'identità, perché sono regole che abbiamo inventato noi. Noi dobbiamo dare risposte ai cittadini, questo è quello che dobbiamo fare. Francesco Molaro di Teleclub Italia. Salve sindaco, buon lavoro a tutta la giunta e a lei. Questione città sporca. Napoli in questo momento è ancora veramente in una fase incredibile, problemi sicuramente con la SIA, lei dovrà lavorarci tra le primissime cose, al di là dei rifiuti che sono ricomparsi, ma proprio la pulizia, il decoro, come spesso ha detto anche in campagna elettorale. Poi ci aspettavamo forse qualche giovane in giunta? Allora, sul tema della pulizia devo dire la città è ancora più sporca in questi ultimi giorni rispetto ai mesi scorsi. Io proprio l'altro giorno, arrivando a Palazzo San Giacomo, il secondo giorno in cui sono arrivato, perché sono là da 4 giorni, insomma questi sono i numeri, ho visto che nella strada a fianco c'erano cumuli di spazzature, quindi ho segnalato subito questa cosa alla SIA, non perché deve essere pulita quella strada e non le altre strade della città, ma perché
questa situazione è chiaramente inaccettabile. Nei prossimi giorni, insieme anche all'assessore all'ambiente, faremo una riunione operativa per capire quali sono i problemi contingenti, che in parte già conosco, che cosa noi possiamo fare subito per migliorare con le risorse che abbiamo, qual è la pianificazione che dobbiamo fare, considerando anche nel caso della SIA che là c'è un deficit di personale, c'è personale molto anziano, quindi il tema dello spazzamento è un tema complicato, però poi c'è il tema della raccolta. Esiste anche un altro tema, che è il tema del rispetto delle regole. Se noi accettiamo che i cittadini napoletani possono depositare la spazzatura a qualsiasi ora del giorno e della notte, possiamo avere anche 10.000 spazzini e la città è sempre sporca. Quindi noi abbiamo anche il tema che noi dobbiamo avere diritti e doveri. Quindi adesso poi anche insieme al dottor De Jesu noi vedremo insieme quali sono le regole che noi diciamo, che cosa dobbiamo fare per il rispetto delle regole. Noi dobbiamo mettere in campo un grande piano sulla videosorveglianza, perché questo è un tema che rientra anche sui temi della digitalizzazione della città. Insomma, ci vuole più controllo, perché non è chiaro che ce la dobbiamo prendere con la SIA, però noi dobbiamo, cioè, i cittadini debbono rispettare le regole. Se la spazzatura si deposita in determinate ore, quelle ore debbono essere rispettate. Lo scarico che vedo di indumenti usati, di frigoriferi, di cose, cioè che ognuno praticamente utilizza la strada come il luogo di sversamento di quello che non vuole tenere a casa, questo può avvenire in un paese incivile, ma in un paese civile. Quindi abbiamo detto che vogliamo una città europea, la città europea è fatta da cittadini europei e da un'amministrazione europea, quindi bisogna rispettare le regole. Le ultime due domande, Peppe Pardini. La questione dei giovani, ecco, diciamo, chiaro che questa è la chiamerei una giunta di esperienza, proprio perché noi abbiamo davanti una sfida molto importante in questa giunta, nei ruoli di responsabilità. Io ho privilegiato persone che avessero già una capacità amministrativa, che avessero una competenza sui vari settori, che avessero già amministrato la cosa pubblica, perché purtroppo non possiamo fare training, cioè abbiamo la necessità di dover operare subito. Comunque chi sa la mia storia sa quanto io tengo i giovani, nelle posizioni di staff e in altri ruoli, io valorizzerò giovani in maniera tale che questo ci possa essere il mix giusto per poter poi dare quella risposta e anche creare quel ricambio di cui noi abbiamo bisogno. Allora, Peppe Palmieri di Cronache di Napoli, e l'ultima domanda è di Anteprima 24. Sindaco, in bocca al lupo a lei e alla sua giunta, buon lavoro. Uno dei vulnus della passata amministrazione è stato il rapporto con il Consiglio Comunale. Lei ha deciso di non affidare la delega ai rapporti col Consiglio. Quindi volevo chiederle in che modo intende coinvolgere il Consiglio in senso proprio politico di cooperazione, e se nel suo modello di gestione della città metropolitana c'è l'idea di affidare le deleghe ai consiglieri come è stato fatto in passato. Allora, per quanto riguarda il rapporto col Consiglio Comunale, io credo che il Consiglio Comunale rappresenti la risorsa fondamentale per l'amministrazione della città, perché quindi io avrò un rapporto non solo molto stretto ma anche molto cooperativo col Consiglio Comunale. Poi le modalità di gestione, anche l'eventualità di dare a uno degli assessori una delega, questo lo valuteremo in itinere nel momento in cui abbiamo definito bene gli assetti di governo della città. Poi su quello che succede nella città metropolitana apriamo un altro argomento. Io ricordo che il Consiglio della città metropolitana è in scadenza, quindi noi dobbiamo rinnovare il Consiglio, che ovviamente ci sono dei tempi di legge per poter rinnovare il Consiglio, quindi là c'è le deleghe che devono essere date ai consiglieri della città metropolitana, e quindi chiaramente quello è un altro luogo dove ci sarà ovviamente uno spazio per i consiglieri della città metropolitana.
quindi che poi è un'elezione di secondo livello, quindi saranno consiglieri anche di alcuni comuni, ma non solo del Comune di Napoli, perché la città metropolitana non è la città del Comune di Napoli, è la città della città metropolitana, quindi ci stanno altre decine, decine di comuni. Quindi qui sicuramente diciamo, ci sarà cooperazione e condivisione. Chiaro che io ho un unico obiettivo, quello di dare una risposta ai napoletani. Cioè il nostro obiettivo è dare una risposta ai napoletani, che credo che lo stesso obiettivo dei consiglieri comunali che sono stati votati dai napoletani come sono stato votato io, noi ci dobbiamo mettere a lavorare insieme per dare una risposta ai napoletani e risolvere i problemi dei napoletani. Questo ci chiedono i cittadini e questo io farò. Quindi se siamo tutti quanti su questa strada, e sono convinto che stiamo tutti quanti su questa strada, questo faremo. Quindi insieme daremo una risposta ai bisogni dei napoletani. L'ultima domanda, se ti puoi avvicinare al microfono, grazie. Santanillo di Anteprima 24. L'ultima domanda. Sì, auguri a tutti. All'assessore anche Baretta, volevo chiedere se potrà mai essere una opzione per questa giunta la dichiarazione di dissesto. E al sindaco, due domande. Una politica: qual è stata la formazione che le ha dato più filo da torcere nella composizione della giunta? E da assessore alla cultura, se per Natale, visto insomma i problemi del Covid, già ha in mente qualche evento di aprire anche quel mondo lì. Grazie. Vabbè, rispondo io anche sulla questione del dissesto. Io credo che noi dall'inizio abbiamo ovviamente escluso la possibilità del dissesto. È ovvio che ci sono delle condizioni che rendono il dissesto inevitabile. Quindi io sono convinto che oggi la città non ha bisogno di un dissesto, perché il dissesto lo pagano i cittadini e le imprese e i professionisti napoletani, quindi che non è sicuramente una situazione che noi ci possiamo permettere, quindi noi dobbiamo lavorare insieme al governo centrale proprio per fare in modo che si creano le condizioni per poter governare la città evitando ovviamente questa visione di dissesto così come oggi è configurato. Cioè, credo che il 95% dei comuni che sono andati in dissesto poi sono tornati in dissesto, quindi evidentemente è un modello che non funziona questo qua. Quindi su questo. Poi è chiaro che per Natale cercheremo di creare qualcosa, è ovvio che siamo arrivati adesso, quindi ci metteremo al lavoro e anche per, insieme all'apertura della galleria e vigili in strada, cercheremo anche di fare qualcosa per Natale. Quindi questo è chiaro che insomma il Natale, poi Napoli è la città della natività. L'altro giorno ho incontrato Trudy Style, la moglie di Sting, che sta girando un documentario a Napoli, è un documentario su Napoli, e mi ha detto, la prima cosa che mi ha detto, io torno a dicembre perché Napoli è la città della natività, e quindi essendo la città della natività dobbiamo fare delle belle cose per Natale, chiaramente con gli strumenti che abbiamo, il tempo che abbiamo, ma chiederemo anche la collaborazione e la cooperazione anche di privati, di sponsor. Penso che questa, io lo ripeto, è una sfida di tutti, quindi ognuno deve mettere un pezzo di sé per dare una risposta alla città, e sono convinto che con la generosità dei napoletani, delle imprese napoletane, delle tante imprese nazionali che amano Napoli, avremo anche qualcosa di bello per Natale. Grazie. Ma guarda, nessuno ha fatto, io in genere non faccio la classifica dei buoni e dei cattivi. Devo dire, io lo ripeto perché l'ho detto dall'inizio, ringrazio molto le forze politiche, perché credo che questa è una giunta che per i profili che ci sono, per le scelte che sono state fatte, che hanno seguito i principi che ho stabilito, che avevo detto in campagna elettorale e che sono stati rispettati, questo è stato possibile grazie alla collaborazione con tutte le forze politiche. Quindi non ci sono stati buoni e cattivi, tutti hanno collaborato perché è nell'interesse di tutti dare una risposta a quelli che sono i bisogni dei napoletani. Bene,
Grazie a tutti. Grazie. Grazie.